Ciao ragazzi di YouTube, bentornati in questo nuovo video e oggi vi presento il pan di riso. Allora, ragazzi, adesso vi elenco tutti gli ingredienti per fare il pan di riso, che è un dolce, non è un dolce, è il pane, diciamo, brasiliano, che poi è tradotto pan di riso e un pane di formaggio. Però in questo caso non ce lo mettiamo il parmigiano. Ok, vediamo, ho messo 3 cucchiaini piccoli di sale, 3 uova, mezzo bicchiere di olio, di oliva, un bicchiere di latte e poi abbiamo preparato il bicchiere di farina, anzi 2, perché non deve essere né troppo liquida e non troppo densa. E poi questo tipo di farina è questa qui. Beh, ragazzi, questa è quella farina che vi dicevo, è proprio un tipico farina brasiliana, è della, non mi viene in mente il nome, mandioca. È mandioca, è questa qui praticamente la farina di questa parte, di questa roba qui, che è buona. Io praticamente l'ho trovato in da un indiano che vedo tutti i prodotti esteri, e lo trovate anche in descrizione, ve lo metto in descrizione, che lo potete trovare anche su Amazon, però lo trovate sugli 11 euro oppure tra 7 e 11 euro. Allora, noi nell'indiano l'abbiamo trovata a 3,90. Poi, non lo so se nella vostra città troverete un indiano, un marocchino oppure altri pure italiani che vendono questi prodotti esteri in tutto il mondo, perché è un tipo di farina che lo trovate solo in questi negozi e costa molto di meno. Adesso cominciamo, lo metto nel bimbi, basta, se non avete il bimbi anche un frullatore normale. Adesso mettiamo le uova, il sale, ci mettiamo l'olio tutto insieme, e anche il latte. Chiudiamo tutto, poi abbiamo messo tutti gli ingredienti e lo mettiamo a velocità 6 fino a una velocità 8-9, che viene bello frullato. Anzi, adesso aggiungiamo un bicchiere di farina, adesso solo un bicchiere per ora. Lo mettiamo a velocità 5, massimo 6. È ancora liquido, ci mettiamo tutta la farina. Adesso allora le mettiamo tutte aperte le formine. Il composto lo metto in questo imbuto che praticamente c'ha questa cosa che mi blocca, che non fa sporcare le forme. E lo mettiamo così. Li mettiamo poco più della metà dell'impasto dentro. Comunque cresceranno di volume di parecchio, quasi 4 volte. Ho preriscaldato il forno a 230 gradi statico,
io già l'ho acceso e tutto. È consigliabile che il forno è più caldo possibile, anche se dovete fare un dolce o qualcosa. Essendo che il forno è molto più caldo, potete anche fare questi pan di queso, che il forno è già bello caldo. Più caldo è meglio, è più consigliato. Adesso andiamo a infornare. Una volta infornati non si possono aprire il forno. All'incirca 10 minuti, un quarto d'ora sono pronti. Ragazzi, apriamo, togliamo questi qua subito sopra perché sono già bruciati. Eccoli qua. Ecco qua come devono venire, perfetti. Basta? Eccolo qui. Devono essere così, guarda. Sono venuti così, ma lo stacchiamo uno. Così. Adesso ve lo apro uno per far vedere dentro. Ancora che scotta. Eccoli qua. Invece quell'altro là che sono venuti un poco bruciati perché era troppo sotto alle piastre. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti. Iscrivetevi al canale. Ciao.